Vai. Ciao a tutti dalla Carinzia, ci troviamo a Klagenfurt, proprio in Carinzia, in Austria, e siamo all'interno della Stadtpfarrkirche, che è una delle chiese più belle e più importanti della città, proprio nel centro storico, e stiamo per incontrare, pensate, un autentico campanaro. Lui si chiama Horst Ragusch e sta scendendo proprio dalla top della torre. E potete vedere che sfoggia il costume tipico. Benvenuto, Horst. E prego, accomoditi. Ecco, questo è un meraviglioso costume. Addirittura possiamo vedere proprio il corno autentico. E quello che noi ci chiediamo oggi è che cosa fa un campanaro nel 2023? Perché siamo in un ambiente così che ci parla della storia. Ma il tuo compito oggi qual è? Una buona domanda è una cosa che mi chiedo sta ogni mattina. Perché non sono più un campanaro antico che ha risato col corno, con le campane, con un tubo, con un super megafono l'incendio. Io sono più un, come si dice, ambasciatore per le bellezze della città. Sì, quindi diciamo ti fai portavoce della cultura, della custodia di questo luogo Sì. che ricordiamo è aperto al pubblico, ma oggi eccezionalmente siamo qui dove di solito non viene il pubblico perché ci ha Sì. aperto questa sala dove possiamo ammirare queste campane che hanno una potenza, credetemi, unica nel suono, segno che sono di alta qualità. Ti volevo chiedere, questo luogo così suggestivo, c'è qualche leggenda, qualche mistero legato a questo Ma posto? sicuramente c'è la leggenda del campanaro che è sempre stato divieto di suonare il col corno, di fare le ore a mezzanotte verso il sud. Ma il campanaro, dopo la pesta, ha perso la famiglia, la donna, la figlia, ha avuto capelli biondi, in quelle quasi i raggi del sole si sono trascurati, ha perso anche il figlio. E dopo la pesta era finita in città, ma lui era da solo e per questo è sempre venuto più amareggiato. Okay, quindi c'è E un fantasma di un questo fantasma. campanaro. Ecco, quindi perfettamente in linea perché noi ci occupiamo di luoghi del mistero e qui bisogna anche stare attenti non solo ai gradini perché sono 225 gradini per salire sulla cima della torre, però anche a questo spirito del campanaro e questo costume che tu hai più o meno a che epoca si rifà? Io mi presento, sono Sì. rappresentante della rinascita della città di Klagenfurt. Bruciato fino ai fondamenta all'inizio del Cinquecento, ma l'hanno ingrandito, quasi costruito da zero, 7 volte più grande, all'inizio del Cinquecento, e questo rappresenta l'esatta la moda, chiaramente, Del della borghesia, Cinquecento sì, e c'è il della dragone. prima metà Ah, del prima metà Cinquecento. del Cinquecento. Come vedete, c'è il dragone che è simbolo della città di Klagenfurt e di cui c'è una grande e bella scultura al centro della piazza principale. Io vorrei che concludessimo questo incontro con il suono della campana. Attenzione perché è potentissimo. Quindi io vi saluterò prima. Continuate a seguirci e mi raccomando, vi aspettiamo quest'estate tutti in Carinzia, una terra meravigliosa non solo a livello di cultura, storia, ma di natura piena di laghi, di montagne, di scorci pazzeschi e poi anche una bella cultura enogastronomica. Ci fai sentire come risuona la È campana? bella la carità perché abbiamo sempre be be bei incontri come con te. Ah, grazie, Grazie che siete, grazie. sono felice che siete qua. Grazie anche noi. Facci sentire la campana. Ok, va bene. Attenzione, eh. Il corno lo tengo io. Meglio. Eccoci. È un po' rumoroso, state Sì. attenti. Sentite la vibrazione. A Wiedersehen in Klagenfurt. Ci vediamo.